spesa per natura gas naturale 325,31 euro, spesa per trasporto e gestione del contatore 70 euro, spesa per oneri di sistema di... C'è da dare i numeri con queste bollette, importi contestati da più giorni dai telespettatori di Sveglia Veneti, perché rispetto a quanto consumato il conto risulta triplicato. Io ne ho spesi 325 per scaldarmi e sono arrivata a 820 con le tasse. Poi c'è chi si trova il conto solamente raddoppiato. Anch'io mi aspetto la stessa cosa con la bolletta dell'ascopiave, metà soldi giusti di tasse. Ho pensato che il comune avesse alzato lui, essendo che non mi ha messo la tassa sulla prima casa, sicuramente l'ha alzata sui servizi. E noi siamo andati a chiedere conto proprio al presidente del gruppo Ascotrade. Il costo è una tariffa imposta dall'autorità, non è una scelta delle società di vendita. Autorità che evidentemente non tiene conto dei redditi di gran parte dei cittadini. Tutti tasse a metà, anche mia cugina sopra i 500 euro prende 600 euro di pensione, ma dove andiamo a finire? Le società possono fare qualcosa di quello che facciamo, in questo caso Ascotrade ha appena messo in piedi l'accordo con i sindacati e lo citiamo, magari Amici, che porta uno sconto del 13% per le famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 25.000 euro. Più in generale direi che entrare sul libero mercato porta dei vantaggi rispetto al mercato tutelato. Poi c'è chi sul mercato libero c'è già. Totale per il gas sono 90,20 euro. Sì, di cui... Totale bolletta 226,20. Con queste cifre il consiglio è principalmente questo. Bisogna guardare bene i contratti prima di firmarli, questo è sicuramente la prima cosa da fare. Magari scegliere le società che hanno i negozi vicino a casa nostra, e ce ne sono tantissime, Ascotrade ne ha 20 sul territorio, quindi il rapporto umano su questo conta.